Sananda, Vita Eterna, di James McConnell, 19 aprile 2023. Sono Yeshua. Sono qui per essere con voi in questo momento epocale, in questo momento di grande riunione, di grande rinnovamento, dove tutto ora comincia a riunirsi, a coalizzarsi. Perché questi sono quei tempi che stavate aspettando, desiderando. Questo è un tempo speciale, un momento speciale della vostra primavera in cui la vita comincia a rinnovarsi ancora una volta. È di questo che si tratta, del rinnovamento della vita. Perché non c'è morte, non c'è mai stata, fa solo parte dell'illusione, della programmazione. La morte non esiste, perché la vita non finisce mai. È questo che sono venuto a mostrare a quelli oltre 2000 anni fa, che la vita non ha mai fine, anche se le vostre varie religioni hanno insegnato la programmazione della morte. Non c'è nessuna morte. Nemmeno io sono morto su quella croce. Ho vissuto per mostrare al mondo che c'è una vita eterna. Sono stati coloro che volevano detenere il controllo e il potere a cambiare il messaggio. Il messaggio che io sia morto sulla croce in agonia. Questo è così lontano dalla verità, perché la verità è amore e luce. E come avrei potuto avere quella sofferenza, quel dolore e quel dispiacere intorno a me, quando in quel momento non c'era altro che amore, il Cristo dentro di me? Pensate a questo. E pensate che in tutti i vostri anni di vita qui su questo pianeta non ci sarà mai una vera morte. Anche quelli che passano, passano a una nuova vita, a una nuova esistenza, a un cambiamento, se volete. Perché la vita, infatti, è eterna. E io sono. La presenza io sono è la via, la verità e la vita, o la luce. Abbiate fiducia in questo. Abbiate fiducia nella presenza dell'io sono dentro di voi. Abbiate fiducia nella sorgente Dio Padre dentro di voi, nel vostro sé divino superiore, nella connessione che avete con il vostro sé divino superiore, con vostro Padre. Come ho detto, io e il Padre mio siamo una cosa sola. E come potrei io essere uno con mio Padre e voi non essere uno con il vostro sé divino superiore? Perché siamo tutti veramente uno insieme. E come un tutt'uno stiamo mostrando la strada a tutti coloro che devono ancora trovare la loro strada. La luce è accesa davanti a loro, perché voi siete quella luce. Voi siete quegli indicatori del cammino. Proprio come io sono stato un indicatore del cammino. E sì, sono stato anche un distruttore del sistema, perché sono venuto a spaccare quel sistema e per molti versi l'ho fatto, proprio come voi, in questi tempi che avanzano, state facendo lo stesso. State mostrando la strada. La via da seguire è la luce. La via da seguire è l'amore.
La via da seguire è una frequenza vibrazionale più alta e sì, l'ascensione. Non morte e resurrezione, ma proprio ascensione. L'ascensione nei regni superiori di coscienza che tutti voi siete venuti a mostrare. E lo state mostrando. Come sempre, amici miei, confidate in voi stessi per attraversare questo continuo processo illusorio e arrivare alla fine per vederlo crollare ovunque. Il castello di carte crolla, perché in effetti sta crollando, proprio come le onde si infrangono sulla riva. La casa della cabala o delle forze oscure sta crollando. Sono Yeshua e vi lascio ora in pace, amore e unità. Ma sappiate che sono sempre con voi. Io come coscienza cristica. E la coscienza cristica è dentro tutti voi, se solo le permettete di mostrarsi. Traduzione e voce Marina.